Benvenuti ad una nuova pillola d'arte. Oggi vi parlerò di un'interessante opera, tra l'altro è la più antica custodita nel Museo di Arte Sacra. Mi riferisco al Giudizio Universale o Giudizio Finale di Guido da Siena. L'opera è realizzata con l'antica tecnica della tempera d'uovo su tavola con fondo oro. Conserva ancora la cornice originale e questo è molto interessante perché, per esempio, nelle zone lacunose si può intravedere la preparazione, cioè quegli strati che separavano la tavola di legno dalla pellicola pittorica. Si può vedere la tela, una tela di lino imbevuta di colla, che veniva appunto fatta aderire alla tavola, sulla quale poi veniva stesa l'imprimitura, cioè un miscuglio di gesso e colla, che steso appunto sulla tavola la lisciava completamente. Come potete vedere, l'opera si trova all'interno di un climabox, questa scatola di plexiglass che ci permette di mantenere sempre costante l'umidità. E questo è un fattore importante, soprattutto per le opere antiche, per le opere su legno, quindi opere molto fragili. Il climabox è molto utile soprattutto in previsione dello spostamento dell'opera. Infatti vi annuncio che nel 2021 il Giudizio Finale sarà protagonista insieme a tante altre opere di due importanti eventi dedicati a Dante Alighieri. Due importanti mostre appunto che celebrano i 700 anni della morte del sommo poeta e che si terranno a Forlì e a Cracovia. La mostra di Forlì, che si terrà nel complesso museale di San Domenico, sarà un evento rilevante anche per la collaborazione con la Galleria degli Uffizi, che nell'occasione presterà moltissime opere, Andrea del Castagno, Pontormo, un disegno di Michelangelo, quindi veramente un evento da non perdere. La seconda mostra, come vi dicevo, si terrà a Cracovia, nel Museo Nazionale. L'iconografia del Giudizio Universale ben si collega alla narrativa del poema dantesco, che chiaramente fu influenzato dal clima e dalla produzione artistica del tempo, ma che indubbiamente andò ad influenzare l'immaginario artistico successivo. Guido da Siena fu un artista senese del XIII secolo, una delle primissime personalità della scuola senese. Ci restituisce un'immagine, quindi un'iconografia ancora molto influenzata dall'arte bizantina, soprattutto nella suddivisione, nella ripartizione appunto dell'immagine, dove nella parte alta possiamo vedere il Cristo giudice all'interno di una mandorla celeste, seduto su un arcobaleno. Il Cristo mostra le stimmate e il costato da cui appunto sgorga il sangue. Lateralmente possiamo invece vedere quattro angeli che stanno proprio suonando e stanno annunciando il momento del giudizio. Gli angeli nelle loro pose, ma anche nelle tuniche così lunghe, come vedete, bordate, anche ricamate, invece già mostrano delle inflessioni goticheggianti. Guido da Siena utilizza un linguaggio semplice, fortemente comunicativo. Possiamo cominciare proprio a leggere l'immagine partendo dal basso, dal primo riquadro, dove si vedono i beati risorti che vengono accompagnati da un santo francescano, quindi ci immaginiamo proprio San Francesco, su fino alla porta del paradiso, dove li attende San Pietro con le chiavi in mano. Al centro abbiamo i due piccoli angeli con la tunica bianca che sorreggono la croce e mostrano i simboli della passione. Dall'altra parte possiamo vedere i dannati che
fuoriescono dai sarcofaghi e in queste pose così impaurite, spaventatissimi, si riuniscono e poi precipitano giù fra le fiamme e i mostri e i demoni dell'inferno. Ad enfatizzare il messaggio del giudizio finale, la scritta che campeggia dietro gli angeli con la tunica bianca: surgite mortui, venite ad judicium. Non conosciamo l'originaria provenienza dell'opera. Sappiamo che all'inizio del Novecento il Nicolosi la ricorda all'interno dell'Oratorio della Misericordia. Possiamo allora supporre, per la particolare iconografia, che quest'opera fosse collegata ad un ente assistenziale, forse l'ospedale di Frarroncone, che divenne l'ospedale della Misericordia, infatti, cioè un ospedale gestito dai frati francescani. E quindi anche la committenza francescana, che possiamo percepire sia dalla veste di Cristo sia dalla presenza proprio dei frati all'interno della scena, è sicuramente l'ipotesi più plausibile. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima pillola d'arte.